Alfio Bertodo, che è responsabile del circuito canavesano, che è arrivato alla 18ª edizione, Aliela, seconda gara di questo campionato. Sentiamo un po' le sue impressioni di come sarà questa stagione, che novità ci sono tra e Vertical. Questo qui, come diceva il nostro collega, è la seconda gara di campionato ed è una gara che fa parte del circuito campionato canavesano, nella specialità gara lunga. E oggi, per fortuna, è una bella giornata, ci sono 350 concorrenti alla partenza e ci auguriamo che non piova fino almeno oggi pomeriggio, che ci dia il tempo di finire la manifestazione. Il campionato proseguirà tra 15 giorni in una gara di montagna a Ingria e speriamo di continuare come abbiamo iniziato quest'anno bene, e andrà sempre meglio, spero. Le due novità, Vertical e Trail? Quest'anno abbiamo anche delle novità rispetto al classico campionato canavesano, che comprende gare di montagna, gare di campestri, gare collinari e di pianura. Abbiamo inserito altre due specialità, che sono i vertical, vale a dire quelle gare di montagna solo in salita e come caratteristica normalmente hanno un chilometro di dislivello, e poi c'è la specialità trail, che non ha specifiche sulla lunghezza di percorso, ma piuttosto di qualità del percorso. Si svolge in mezzo boschi, si svolge con pendenze che diversamente possono rientrare nel campionato canavesano. Grazie Alfio, speriamo che si continui con questi numeri anche nelle prossime gare. Grazie a voi. Eugenio Peretti, organizzatore della 9 miglia di Allier, seconda edizione, come sono andate le cose? Benissimo, è stata una bella manifestazione con una nutrita partecipazione, sono contentissimo dei risultati dei miei atleti e ringrazio tutti quanti per la partecipazione che hanno dato e la disponibilità nell'aiutarmi a preparare questa gara, che non è facile, è molto impegnativo. Contento per la vittoria di Melissa? Molto, molto soddisfatto dopo 6 anni che mia figlia non gareggiava più, è ritornata a settembre dell'anno scorso a gareggiare e ha vinto una bella gara, mi fa onore, ci fa onore a tutti quanti. Vai pure. Paolo Boccio, il vincitore della seconda edizione della 9 miglia di Allier, lo scorso anno terzo, come è andata la gara? Sei contento ovviamente, certamente, come è stata? Ma allora, io diciamo che sono molto contento, ovviamente era facile prevederlo avendo vinto, ma sono contento anche per le sensazioni, comunque è sempre un percorso molto, insomma, piacevole, perché non è esageratamente piatto, ha i suoi dislivelli, non sono tremendi assolutamente, però comunque rendono la gara decisamente più divertente, è molto più movimentata. E poi comunque, insomma, diciamo che la gara è stata resa molto piacevole anche dalla compagnia, c'eravamo quasi tutti, eravamo in tanti, e insomma mi sono divertito oltre ad aver corso bene comunque. Dopo Allier, quali sono i tuoi impegni futuri? Ma dunque, oggettivamente devo ancora pianificare un momentino le prossime gare, comunque immagino che saranno sicuramente competizioni ancora qui in Canavese sicuro, ma penso che farò ancora qualcosina soprattutto sui 10 km, non in pista ma su strada, per cercare di, insomma, velocizzarmi un po', visto che comunque ho iniziato abbastanza bene, quindi spero di migliorare ancora un po'. Melissa Peretti, vincitrice in campo femminile, figlia di Eugenio, ha vinto in casa. Com'è andata? È stata una bella gara, dura, perché il percorso è molto duro, poi oggi c'erano anche delle avversarie molto forti, per cui ho dovuto tirare fuori tutto quello che avevo oggi, è stata dura. Contenta? Molto contenta, poi è un percorso che mi piace e gioco in casa, diciamo così, questo è il mio percorso, via. Hai già in programma qualcosa per il futuro o no ancora? No, io adesso non faccio programmi a lungo termine, mi diverto, voglio fare le gare che mi piacciono, su percorsi che mi piacciono, così in gruppo per stare insieme al team. Marta!
Guarda, guarda, dai, 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 Andrea! Aspettiamo tutti all'Andrea! Non ci avuto prima di là? Sì. Grazie! Ciao!